Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Con questo video vorrei proporvi un altro racconto fotografico. Io ho fatto un pochino di tempo fa una gita di un pomeriggio praticamente sui monti della Liguria. È proprio una zona, sono dei percorsi, diciamo un insieme di percorsi e di sentieri che hanno chiamato l'Alta Via dei Monti Liguri. E è veramente bello e suggestivo. Sono arrivata in questo luogo e veramente non credevo ai miei occhi perché è veramente stupendo. E io volevo mostrarvi le foto perché rende molto di più. Piuttosto che raccontarvi dove sono andata, che cosa ho visto, che cosa c'era, credo che sia molto molto più efficace farvi vedere le immagini per darvi un'idea del luogo. Quindi adesso vi mostro queste fotografie, poi alla fine del video vi do tutte le informazioni pratiche per raggiungere questi posti meravigliosi. Buona visione! Avete visto che luogo incantevole che è veramente molto bello, soprattutto per una città di mare, perché comunque Genova è una città di mare, ma in pochi minuti si possono raggiungere anche dei luoghi più di montagna. Le informazioni pratiche che io vi volevo dare riguardano principalmente l'equipaggiamento. Non vi fate ingannare dal fatto che sono monti, diciamo, marittimi, monti liguri, perché il terreno è abbastanza difficoltoso se non si hanno un paio di scarpe adatte. Quindi non è niente di difficile, non è niente di impossibile, ma mi raccomando le scarpe, dovete avere delle scarpe da trekking, quindi non fatevi venire in mente di andare su con delle semplici scarpe da ginnastica o addirittura cose che io ho visto qualche volta, addirittura ciabatte o infradito, perché assolutamente non è possibile fare quel percorso se non si hanno delle scarpe da trekking. Io ho utilizzato anche un bastone da montagna perché io quando cammino sono agevolata se utilizzo questo tipo di bastone, però quello magari non è obbligatorio, ma sicuramente le scarpe. Per raggiungere questo luogo è veramente molto molto semplice. Bisogna arrivare sul passo del Faiallo, davanti al locale, ristorante, albergo che si chiama La Nuvola sul Mare. Voi arrivate proprio lì e proprio davanti a questo albergo c'è l'ingresso che vi condurrà a uno dei percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Quindi voi praticamente vedete proprio il tronco, diciamo che è come se fosse una porta, perché hanno proprio messo due bastoni e un tronco in cima con scritto Alta Via dei Monti Liguri. Come potete vedere nella foto, è proprio come se fosse una porta, voi entrate lì e cominciate il percorso. Poi dovete sempre seguire il simbolo che è contrassegnato con AV, quindi alta via, e ci sono poi due barre rosse ai lati, quindi seguite sempre questo simbolo e andate dritti. Poi ovviamente durante il percorso ci sono alcune indicazioni, perché un'indicazione porta al rifugio dell'Argentea, che è dove sono andata io. Poi ce ne sono anche altri percorsi che però io non ho fatto, quindi non vi so dare indicazioni su quelli. Probabilmente li farò in futuro, però per il momento ancora no. E quindi io vi consiglio appunto di andare a questo rifugio perché è veramente bello, c'è una vista spettacolare, quindi insomma merita. E un'altra informazione è quella di calcolare bene i tempi, perché noi non siamo andati a dormire al rifugio, siamo semplicemente andati al rifugio per passare un po' di tempo, ma poi volevamo tornare indietro.
Quindi tenete sempre bene presente i tempi. Noi più o meno abbiamo camminato tra andata e ritorno e un pochino di soste per le mie fotografie, un pochino di soste per riposarsi, all'incirca 3 ore. Quindi voi calcolate 3 ore, 3 ore e mezza di tempo di cammino fra tutte le soste, tutte le cose varie. Poi ovviamente dipende dal vostro passo, dalla vostra abitudine a camminare, però più o meno i tempi sono quelli. Vi consiglio veramente di fare questa gita perché è veramente stupenda e soprattutto va bene in quelle giornate anche molto calde perché lassù è abbastanza fresco. Quindi mi auguro di avervi invogliato, di avervi fatto venire un po' il desiderio di andare a camminare, a scoprire questa bellissima, località e vi saluto, vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi, buona serata!